Ok, buonasera a tutti. Shalom Aleichem. Mi sentite? Sì? C'è problema? Benissimo. No, va bene. Perfetto, era il tofano. Shalom. Ciao a tutti. Va bene. Allora, noi siamo sulla seconda parte della seconda Mishnah del capitolo 3 di la seconda volta. Abbiamo diviso per la prima volta, abbiamo diviso la Mishnah in due, quindi insomma, vediamo questa di finirla, oggi di finire questa Mishnah. Allora, una premessa soltanto, questa Mishnah fa parte in realtà di una serie di Mishnayot, che riguardano lo studio della Torah. Questo è l'argomento in realtà, l'importanza dello studio, eccetera, eccetera. Adesso, ogni Mishnah la vedremo a parte, vedremo quale cose nuove ci dice. Vedremo poi che rapporto ci può essere con le Mishnah precedenti. Vi ricordo le Mishnah precedenti che abbiamo fatto la scorsa settimana. La prima Mishnah di Avot è quella in cui Akaviab Mahalalel dice di sapere da dove vieni, dove vai, davanti a chi dovrei rendere conto, da dove vieni, la famosa goccia putrida, dove vai verso un luogo di polvere, vermi, eccetera, eccetera, e dovrei rendere conto davanti a Dio. La seconda Mishnah di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. E invece quello che dice Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, di pregare per il bene dello Stato, per il bene del regno. Perché? Perché senza il regno, scusate, senza lo Stato, gli uomini si inghiottirebbero vivi a vicenda. Non ripeto tutto quello che abbiamo detto l'altra volta, insomma, ne abbiamo ampiamente parlato. Bene, vedremo poi che rapporto c'è invece con questa seconda parte di questa Mishnah 2, che per prima cosa vi leggo. Allora, di cui si parla, la Mishnah ha come protagonista un personaggio di cui parleremo, che è Rabbi Hanina o Hanania, ci sono varie versioni del nome, Ben Teradion. Rabbi Hanina Ben Teradion che dice: Shnaim Shiroshvim, Ve'em Benen Divrei Torah, due persone che siedono, che stanno seduti, e non ci sono fra loro parole di Torah, Arezeh Moshav Letzim. Questo è considerato una riunione di Letzim. Ora, la parola Letzim, vedremo un po' cosa vuol dire, non è un complimento. Letzim normalmente si traduce con beffeggiatori. Però detta così non significa niente in realtà. Vedremo di cosa si tratta. Ora, un Latz è considerato una persona malvagia sostanzialmente. Quindi due persone che siedono insieme, non sono parole di Torah, sono considerate Letzim. È un giudizio molto pesante, dico subito, è un giudizio molto pesante, quindi dovremo capire il perché della pesantezza del giudizio. Per capirlo dovremo capire cosa è un Latz. Aval, Shnayim sheyoshvim, però due che siedono, Ve'yesh b'nehem divrei Torah, e fra loro ci sono parole di Torah, Shechinah shevuya b'nehem. La Shechinah è, insomma, li investe, vengono investiti dalla Shechinah. Ora, se quello che abbiamo detto prima era esagerato in negativo, questo è esagerato in positivo. La Shekinah che risiede in mezzo a due persone non è poco. Normalmente quando si parla di Ashra, Shekinah, o si parla di persone straordinarie fuori dal comune, o si parla di un popolo, o si parla di un gruppo molto grande di persone. Da un verso della Torah si deduce che la Shekinah Shruya investe almeno 22.000 persone. Quindi il gruppo addirittura di 22.000, qui invece si parla di due. Okay, quindi c'è un'esagerazione iniziale nel male, c'è cioè un'esagerazione iniziale in negativo e c'è un'esagerazione in positivo per quanto riguarda la Shekinah. Che
Tutto questo è basato su un verso. Un verso di Malachi. Vedremo che questo verso è importante, vedremo poi di capire che rapporto c'è fra il verso e quello che dice Hanina ben Teradion. As nidberu ire Hashem, che il verso dice, allora parleranno i tementi di Dio, ish el reo, ognuno col suo compagno, vayakshev Hashem vayishma, e Dio sentì e ascoltò. Due parole, due verbi per due sinonimi in realtà, per dire esattamente la stessa cosa, Dio ascolta e Dio ascolta, ok? Evidentemente non vuol dire la stessa cosa. Vaikatev bes sefer zikaron lefanav, fu scritto un libro di ricordo davanti a lui, leirei Hashem uchoshve shema, per i tementi di Dio e per coloro che considerano, che pensano il suo nome. Quindi questa cosa in qualche modo viene scritta in un libro. Vorrei ricordarvi che questa faccenda della cosa scritta in un libro l'abbiamo già incontrata. Abbiamo detto che Kol Ma'asav be'Sefer Nichtavim, tutte le sue azioni, tutte le azioni dell'uomo vengono scritte in un libro. La domanda dovrebbe essere, beh, che differenza c'è fra le azioni dell'uomo che comunque vengono scritte nel libro e queste azioni che invece vengono scritte in un libro, se c'è qualcosa di diverso. Poi Enli e la Shnaim, però dice, fino adesso abbiamo parlato soltanto di due. Minnain, Sheafilo e Halce, Yosef, Yosek Batrasha, Kadosh Baruchu, Kovea Loschar, da dove si impara che invece anche una persona sola che siede e si occupa di Torah, che Dio gli dà una ricompensa, attenzione, qui non si parla più di Shekhinah, non si parla più della Shekhinah che viene, che lo investe, ma si parla di una ricompensa. Da dove si impara che viene data una ricompensa? Yeshev badad veidom kinataralav. Qui si cita un verso della Megillat Echa. Ricordo che la Megillat Echa è il libro che noi leggiamo a Tisha B'Av, che lo leggiamo il 9 di Av, quindi la Megillat Echa sono le Lamentazioni di Geremia. Ed è un libro pesante, un libro molto pesante da molti punti di vista. Cosa c'è scritto in questo verso? Yeshev badad veidom, una persona che siede da solo e sta zitto, kin natal alav, perché Dio gli dà qualcosa a lui. Quindi da questo si imparerebbe che riceve una ricompensa. Ora, questa cosa qui dell'uomo che studia Torah e che riceve la ricompensa, invece ha l'effetto di essere ovvio, perché è ovvio che riceve una ricompensa. Su tutte le mitzvot c'è la ricompensa, perché non dovrebbe esserci, cioè, figurarsi per il Talmud Torah, che è considerato come tutte le mitzvot, ovvio che si riceve una ricompensa, che ci sta dicendo di nuovo. La domanda su questa ultima parte è che cosa la Mishnah ci dica di nuovo. Certo che c'è una ricompensa per il Talmud Torah, è ovvio che c'è una ricompensa per il Talmud Torah, anche se uno lo fa da solo, è ovvio che c'è ricompensa. Ok, qui potrebbe voler dire che c'è una differenza fra farlo da solo e farlo in due. Ne parleremo, spero che ci arriveremo, se ci arriviamo ne parliamo. Della chevruta, del fatto di studiare insieme, sapete che nella tradizione ebraica è molto importante la chevruta, lo studiare insieme, studiare in due, eccetera. Vedremo, spero che riusciremo a fare un esempio di chevruta straordinario. Però dire che una persona riceve una ricompensa sembra un'ovvietà. La domanda è perché qui Rabbi Hanina ben Teradion dice questa ovvietà. Ora, prima di provare a rispondere a questa domanda, ce ne sono anche altre, ma fermiamoci qua. Prima di provare a rispondere a questa domanda, noi dobbiamo prima capire di chi si tratta. Ora, questo lo facciamo sempre, tentiamo sempre di inquadrare il personaggio, di inquadrare chi dice queste cose, anche perché noi stiamo seguendo un principio, ve lo ricordo, il principio, che quello che viene spesso ripetuto nel Pirkei Avot, U Haya Omer, lui soleva dire, così si traduce in genere, noi lo traduciamo, secondo la traduzione che dà lo Sfat Emet, U Haya Mashe Omer, lui era ciò che diceva. Quindi quello che dicono queste persone rispecchia quello che sono. E quindi capire chi sono e capire cosa sono ci aiuta a capire perché lo dicono.
non sono semplicemente detti di Chachamim, non sono insegnamenti morali di Chachamim, perché ovviamente ognuno di questi dice un sacco di altre cose. La domanda è perché si sceglie proprio questa. Perché si sceglie proprio questa cosa per riportare l'NPK a Roth. Chayyab ben Taradion ha detto un sacco di altre cose, come tutti i Chachamim che compaiono nel PK Avot dicono una quantità di cose. La domanda è perché Rabbi Yehuda HaNasi sceglie proprio questa, è colui che è il redattore della Mishnah, sceglie proprio questa per parlare di Chanina ben Taradion. Bene, chi è Rabbi Chanina ben Taradion? Rabbi Chanina ben Taradion è un personaggio famoso, purtroppo famoso per una tragedia, ma è famoso. Rabbi ben Taradion vive più o meno nella generazione di Rabbi Akiva, è più giovane di Rabbi Akiva, vive la stessa generazione. È stato allievo di Rabbi Eliezer ben Orkenos, allievo anche in qualche modo di Rabbi Akiva, anche se hanno studiato insieme, quindi non è soltanto un allievo, una specie di allievo compagno di studio. Di che generazione stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di una generazione tragica, di una grande generazione, di una generazione forse della più grande, no, è difficile dare giudizi di questo tipo, però forse della generazione dei più grandi Chachamim della Mishnah. Però è anche una generazione di tragedie. In che periodo storico siamo? Siamo nel periodo successivo, coincidente o successivo con la rivolta di Bar Kokhba. Rivolta di Bar Kokhba che si conclude con una tragedia nazionale. Tragedia nazionale per il numero enorme di morti. Ricordo che la rivolta di Bar Kokhba ha avuto un grande successo iniziale, però i romani non possono permettersi, non potevano permettersi una sconfitta e quindi impiegano forze incredibili per reprimere la rivolta di Bar Kokhba. Alla fine la reprimono nel sangue. Assisteremo alla distruzione di un'intera città che viene rasa al suolo, che è Betar, di cui tutti i suoi abitanti vengono sterminati. Non solo questo, abbiamo subito dopo la rivolta di Bar Kokhba, abbiamo la distruzione completa di Jerusalem. Jerusalem sarà rasa al suolo, che okay? Non è la distruzione del Beit HaMikdash, siamo un po' oltre. Jerusalem verrà rasa al suolo, siamo circa un secolo dopo. Jerusalem verrà rasa al suolo e verrà ricostruita come città romana, si chiamerà Elia Capitolina. È una città romana in cui agli ebrei è vietato entrare, è l'unico giorno in cui era permesso entrare era Tisha B'Av, ma la rivolta, il periodo, è anche il periodo delle grandi persecuzioni romane contro singole persone e contro il popolo in generale. Siamo sotto il dominio di un imperatore che nella storia romana ha fama di essere un grande imperatore, sicuramente lo è stato, nella nostra storia ha la fama di essere un malvagio terribile, ed è Adriano. Adriano ne fa di tutti i colori nella storia ebraica, e abbiamo durante l'impero di Adriano, successivamente, i cosiddetti Asara. Scusate, Asara Arughe Malchut, cioè i 10 grandi Chachamim uccisi dai Romani. Quindi abbiamo 10 grandi che vengono uccisi dai Romani. Rabbi Chanina ben Taradion è uno di questi 10. Rabbi Chanina ben Taradion è uno dei Chachamim uccisi dai Romani. Il più famoso di questi Chachamim, il più noto, è Rabbi Akiva. E Rabbi Akiva non è soltanto il più noto, è anche il modello di quella generazione, fa da modello per quella generazione. Il Chachamim, la Mishnah riporta quello che dice Rabbi Chanina ben Taradion e Rabbi Yehuda ben Babba alla morte di Rabbi Akiva, dicono questo, dicono: Rabbi Akiva non è morto perché ha rubato,
non è morto perché si è comportato male, è morto per essere da esempio per la sua generazione. E questo sarà il modo in cui questi Chachamim vivranno la morte di Rabbi Akiva, che è una morte sconvolgente per tutti, è il Gdol Hador, è il grande di quella generazione ed è il modello anche con la sua vita di quella generazione. Rabbi Hanina ben Taradion sarà quello che seguirà il modello Rabbi Akiva. Bene, che cosa ci racconta il Talmud di Rabbi Hanina ben Taradion? Quello che il Talmud ci racconta è la seguente storia. Io vi racconto tutta la storia, spero che riusciamo a finirla, però vabbè, la storia vale la pena raccontarla per intero. La storia racconta questo. La storia comincia con raccontandoci quello che fa Rabbi Hanina ben Taradion. Rabbi Hanina ben Taradion fa questo. Nel momento in cui i romani vietano di studiare Torah, divieto di studiare Torah, si rischia la vita a studiare Torah, Rabbi Hanina non solo continua a studiare Torah, ma fa una cosetta che potremmo definire una provocazione. Rabbi Hanina riunisce le persone pubblicamente in piazza, riunisce le persone in piazza, si porta un Sefer Torah dietro, si porta dietro un Sefer Torah e insegna Torah pubblicamente. Riunisce le persone con un Sefer Torah. Se qualcuno avesse fosse venuto il sospetto che si sono riuniti per conversare amabilmente, Rabbi Hanina ben Taradion vuole fugare ogni sospetto e deve essere molto chiaro che stanno studiando Torah. E quindi si porta un Sefer Torah dietro e insegna Torah pubblicamente. Non si limita a insegnare Torah, come molti faranno, ma si sfida il potere romano insegnando Torah. La Gemara ci racconta anche qualcos'altro. La Gemara ci racconta di una sua discussione con un altro grande chacham dell'epoca, che era Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Yossi ben Kisma è un chacham che è malato. Rabbi Yossi ben Kisma, attenzione, è un grande, attenzione, non vi sarà subito antipatico, però vi dico subito che è un grande, quindi stiamo attenti a giudicarlo. Rabbi Yossi ben Kisma si è ammalato, Rabbi Hanina ben Taradion va a trovare il maestro malato. E il maestro malato gli dice: beh, senti, ho sentito dire che tu vai in giro con Sefer Torah in braccio e insegni Torah pubblicamente. Riunisci le persone e insegni Torah pubblicamente. E questo gli dice: sì, è vero. Bene, fai malissimo. Fai male. Perché? Renditi conto che questa nazione, cioè i romani, ci hanno fatto di tutti i colori. Hanno distrutto il Beit HaMikdash, hanno ucciso i Chachamim più importanti. Eppure sono lì. Continuano a essere potenti e continuano a essere importanti. Questo vuol dire che Dio vuole così. E quindi quello che stai facendo tu non va bene. E Rabbi Hanina ben Taradion risponde a Rabbi Yossi ben Kisma: Minach ha-Shamayim irachamu, dal cielo avranno pietà. E Yossi ben Kisma si spazientisce e gli dice: io ti dico dvarim shel ta'am, io ti sto dicendo delle cose che hanno una logica, io ti sto dicendo delle cose che sono un ragionamento. Non mi rispondere, avranno pietà di me dal cielo, lascia perdere il cielo. Lascia in pace il cielo. Dimmi, rispondimi su quello che ti sto dicendo. Ti sto dicendo che stai sbagliando. Perché stai sbagliando? Perché metti a rischio le persone. Metti a rischio le persone e non solo metti a rischio le persone, anche il Sefer Torah lo metti a rischio. Dice: non mi stupirei che ti uccidessero e distruggessero anche il Sefer Torah. Quindi non solo rischi la pelle, non solo rischi la tua pelle e la pelle degli altri, ma stai rischiando anche la profanazione del Sefer Torah. Rabbi Yossi ben Kisma risponde al maestro: dal cielo avranno pietà di me. Non gli risponde, non gli dà una risposta.
io non posso, purtroppo non abbiamo il tempo, perché sennò veramente questa missione non la faremo affatto, di approfondire questo dialogo, che secondo me è un dialogo straordinario, straordinariamente importante, però forse la prossima volta magari ci concentriamo soltanto su questo dialogo, però io vorrei andare avanti sulla missione. Bene, che succede a questo punto? Succede che Hanina Ben Teradion continua a fare quello che faceva prima. Yossi Ben Kisma non lo ha convinto. Continua a fare quello che faceva prima. E nel frattempo Yossi Ben Kisma muore. I romani, i maggiorenti di Roma, vanno al funerale. Non solo vanno al funerale, ma racconta che fanno addirittura le spede, fanno il discorso funebre per Yossi Ben Kisma. Vanno al funerale, di ritorno dal funerale, trovano Rabbi Hanina che sta facendo quello che fa normalmente. E a questo punto gli fanno un processo lampo. Il processo lampo si conclude con la condanna a morte di Rabbi Hanina, con la condanna a morte di sua moglie e con la condanna, forse ancora più terribile, della figlia a praticamente a diventare una prostituta. Situazione allucinante. Rabbi Hanina viene condannata a morte e la morte è una morte particolarmente atroce. Rabbi Hanina viene avvolto nel Sefer Torah con dei rami d'albero insieme, dopodiché gli viene messa una spugna bagnata sul cuore e si dà fuoco al Sefer Torah, a quello dentro il Sefer Torah. La spugna bagnata è un surplus di sadismo. Il motivo della spugna bagnata è il rallentamento della combustione, in modo che la morte sia una morte lenta. A questa scena assistono varie persone. Assiste la figlia di Rabbi Hanina e gli allievi di Rabbi Hanina. La figlia di Rabbi Hanina, terribile, è Rechabekach, io devo vederti in questo modo, è giusto, e chiede Zotora Vesoschara, questa è la Torah e questa è la sua ricompensa. È una domanda tremenda a cui non abbiamo una risposta, anche se Rabbi Hanina dà una risposta. Rabbi Hanina dice: se io fossi bruciato da solo sarei disperato, ma il fatto che mi bruciano insieme al Sefer Torah mi dice che in realtà sto facendo la cosa giusta. Attenzione, Rabbi Hanina non è sicuro di fare la cosa giusta. Questo è il segreto di quella conversazione con Yossi Ben Kisma. Adesso a questo punto ne sono sicuro. Gli allievi di Rabbi Hanina chiedono che cosa vede in quel momento, cosa sta vedendo in quel momento. E lui dice: io sto vedendo una pergamena che brucia e delle lettere che volano. È una delle frasi forse più famose di tutta la tradizione ebraica. Che cosa vuol dire? Ci possono essere varie spiegazioni, però la spiegazione più semplice sia questa: potete bruciare la pergamena, ma non potete bruciare ciò che c'è scritto. Ciò che c'è scritto rimane. Quindi, in realtà, in questa battaglia io ho vinto, nonostante venga bruciato vivo. Io ho vinto. Le lettere volano, le lettere non le potete bruciare. A questo punto interviene un personaggio inaspettato. Il personaggio inaspettato è il boia, è quello che sta dando fuoco a Rabbi Hanina. Rimane impressionato da questa persona. E a un certo punto gli chiede: senti, se io accelero la combustione, ti faccio morire subito, mi porti con te nel mondo a venire? Rabbi Hanina dice sì, questo toglie la spugna,
aumenta il fuoco e poi si butta con lui nel fuoco e muoiono tutte e due. Si sente una voce dal cielo che dice: Rabbi Haina e il boia sono invitati nel mondo a venire. Bene, questa è la storia. Non volevo, sì, spero, non, capisco che non è una storia per stare allegri, non è una storia per precedere, insomma, la prima di Hanukkah, che dovrebbe essere una festa allegra, però insomma, questa è la Mishnah che abbiamo letto e questo è il personaggio. Ora, rileggiamo quello che dice Rabbi Haina alla luce di chi è il personaggio. Beh, se c'è una Mishnah in cui si può dire U Aya Omer, U Aya Mashe Omer, che lui era ciò che diceva, beh, credo che mai come in questa Mishnah si può dire che lui era ciò che diceva. Rabbi Haina sta dicendo che studiare Torah è in cima al mondo, in cima all'universo, è la cosa più importante, più fondamentale della vita del popolo ebraico, e quindi studiare Torah porta la Shekinah, studiare Torah porta, fa in modo che la Shekinah risieda in mezzo a chi studia Torah. Rabbi Haina lo dice alla luce della sua esperienza, della sua vita, della vita delle persone che vivono in quell'epoca, eccetera, eccetera. Non si tratta di un'epoca normale, si tratta di un'epoca straordinaria, terribile, terribile, assolutamente terribile. Ritorniamo alla Mishnah. Che cosa viene detto in questa Mishnah? In questa Mishnah viene detto che due persone che studiano la Shekinah è in mezzo a loro, mentre due persone che stanno lì senza studiare sono dei Letzim, sono paragonati ai Letzim, ai beffeggiatori. Bene. Che vuol dire una cosa del genere? Che cosa sta dicendo Rabbi Haina? Che cos'è un Latz? Che cos'è un beffeggiatore? Il beffeggiatore di cui parlo in Chachamim, che non è uno che fa lo spiritoso, sia ben chiaro. Non è quello, anzi, uno che fa lo spiritoso nella tradizione ebraica viene considerato bene. C'è un famoso Midrash in cui un grande Chacham incontra delle persone e chiede a Eliyahu HaNavi, che lo accompagnava, chi in quel gruppo di persone è ben olam haba, è degno del mondo a venire. Lui gli indica due persone, Eliyahu HaNavi gli indica due persone, lui si avvicina a queste persone e dice: ma aspetta, voi cos'è che fate? Com'è che voi? Non riconoscevo, erano due sconosciuti. E questi gli dicono: beh, noi rallegriamo le persone. Noi ci dedichiamo a rendere le persone sorridenti. Quindi far ridere le persone, far sorridere le persone è una bella cosa, non è una cosa negativa. Quindi evidentemente il beffeggiatore non è questo. Non è uno che fa ridere, non è uno che rende le cose divertenti. Non abbiamo niente contro chi rende le cose divertenti. Che cos'è il beffeggiatore? Allora, ci sono due, in realtà, due possibilità, due tipi di beffeggiatori, due tipi di lezioni. Il primo tipo è la persona che si prende gioco della Torah, si prende gioco delle persone, che disprezza le persone e disprezza la Torah e disprezza qualsiasi valore. È la persona che ha disprezzo per tutto ciò che è positivo, disprezza gli esseri umani. Si considera l'unico essere umano degno di rispetto, l'unico essere umano che va considerato, tutti gli altri sono persone da disprezzare, ma non si limita a disprezzare gli esseri umani, disprezza anche qualunque valore importante. Non esistono valori importanti, non esiste niente di importante, qualunque valore viene sminuito, viene trasformato in un valore che non è valore. Bene, questo è il Latz di cui parlano i Chachamim. Beh, questo tipo di Latz è considerato considerato un malvagio, sostanzialmente viene considerato un malvagio della peggiore specie. Perché della peggiore specie?
Perché come sapete nella tradizione ebraica chiunque può fare teshuva. Chiunque può pentirsi, può cambiare strada. E questa è una delle basi fondamentali di tutto l'ebraismo. La possibilità di cambiare strada è una base fondamentale dell'ebraismo. Il Latz, invece, è molto improbabile che cambi strada. Perché è molto improbabile che cambi strada? Perché ha un sommo disprezzo per tutto e per tutti. Per cambiare strada io devo apprezzare le cose. Per cambiare strada io devo ritenere qualcosa importante. Devo avviarmi verso qualcosa che ritengo importante. Se io non considero niente importante, se tutto per me non ha valore, come faccio a cambiare strada? Se gli esseri umani non hanno valore, vuol dire che nessuno mi potrà mai dire che sto sbagliando. Perché? Perché tanto per me lui non conta niente. Sono l'unico, sono il centro dell'universo e per me lui non conta niente. E neanche i valori hanno valore, sono valori senza valore, scusate il brutto gioco di parole, ma non esistono valori in realtà. Questo è il Latz. Però noi stiamo parlando di questo tipo di Latz. Quando il Rabbi Chanan ben Taradion dice si tratta di due persone che stanno lì e non studiano tra, veramente sta parlando di due persone che disprezzano tutto e tutti? Non c'è scritto nella Mishnah, non c'è scritto questo. Non stiamo, non perlomeno, se è così, non viene detto. E allora qual è? Di che Latz stiamo parlando? Di che tipo di Latz stiamo parlando? Beh, è possibile che non si parli affatto di quel tipo di persone di cui abbiamo parlato prima, ma si parli di un altro tipo di persone. Si parli semplicemente di persone che si occupano di cose vane. Insomma, stanno lì, chiacchierano di stupidaggini e non studiano Torah. Questo è il tipo di persona di cui stiamo parlando. Quindi non il malvagio di cui stiamo parlando, di cui parlavamo prima, ma persone superficiali, persone che non che, insomma, che si interessano di cose stupide, banali, persone che perdono tempo, praticamente di questo si parla. Bene, per Rabbi Chanina ben Taradion, anche questo tipo di persone si macchiano di una colpa grave. Qual è la colpa grave? La colpa grave è quella del bittultora, della perdere tempo e non studiare, perdere tempo e non occuparsi di Torah. Per Rabbi Chanina questa è una colpa grave. Perché è una colpa grave? Perché in realtà anche questo è disprezzo. Attenzione, Rabbi Chanina considera anche questo disprezzo. Quando io ho davanti qualcosa di importante e non lo apprezzo, sto disprezzando, anche se non sto insultando quello che ho davanti, anche se non dico che quello che ho davanti non conta niente, anche se non uso parole sprezzanti, in realtà è il fatto stesso che questa cosa non mi interessi è disprezzo. Non la sto apprezzando. Hasid Yavetz, uno dei grandi commentatori del Pirkei Avot, lo paragona a questo. Dice, è come un re che dice a una persona, guarda, ti do un'ora nella mia stanza del tesoro, puoi prendere tutto l'oro, le pietre preziose che vuoi. E questa persona passa quest'ora a chiacchierare, a perdere tempo. Evidentemente non apprezza il tesoro e perde il tesoro. Beh, la Torah è il tesoro. La Torah è il tesoro che viene disprezzato. Il fatto che queste persone non si occupano di Torah in realtà significa disprezzo dato. Che cosa chiede Chanina ben Taradion? Chiede di apprezzare la Torah. Chiede di capire che ci è stato dato un tesoro. Credo che nessuno come lui possa chiedere una cosa del genere. Lui per questo ha sacrificato la propria vita in quella maniera atroce. Che vuol dire che una persona, due persone che studiano tra la Shekhinah e fra di loro? Ora, abbiamo detto, se vi ricordate all'inizio, che la Shekhinah normalmente, l'essere investiti della Shekhinah è una prerogativa
o di grandi personaggi o di gruppi, o di un gruppo consistente di persone. La Shekinah si, insomma, investe il popolo ebraico nel momento del Mattan Torah. La Shekinah può investire, secondo un famoso Midrash, un gruppo di persone, però di migliaia di persone. Qui invece si parla di Shekinah che investe soltanto due persone. È possibile una cosa del genere? Sì, è possibile se le due persone stanno facendo qualcosa di estremamente importante. I Hasidim dividono fra due rivelazioni della Shekinah. Una rivelazione è la rivelazione della Shekinah in cui Dio compie dei miracoli straordinari. Il momento del Mattan Torah, il momento in cui succedono cose incredibili, cose straordinarie. Questo può avvenire soltanto quando c'è una rivelazione al popolo ebraico nella sua interezza. Ma ci può essere la presenza della Shekinah può essere anche qualcosa di privato. E qui non si tratta di grandi miracoli, non ci sono i grandi miracoli, ma c'è la sensazione di essere accompagnati da Dio. Beh, questa sensazione possono averla anche due persone. Addirittura, secondo un'altra versione di questa Mishnah, la può avere anche una sola persona. Ci sono momenti in cui noi possiamo sentire la presenza della Shekinah. Ci sono momenti straordinari in cui noi possiamo sentire la presenza della Shekinah. Quali sono questi momenti? Beh, ce ne sono due sostanzialmente. Uno è quello di cui parla Rabbi Chanina ben Teredion, cioè il momento dello studio della Torah. Un altro è il momento della Tefilah. Momento in cui noi diciamo l'Amidah, beh, in quel momento noi dovremmo essere consapevoli di essere davanti a Dio, di essere davanti alla Shekinah. Una volta nei Batei Knesset, in alcuni Batei Knesset trovate una frase, e la frase è Da l'ifnemi ata omed, sappi davanti a chi tu stai. Questa è la frase che trovate nei Batei Knesset. Bene, i Chachamim non interpretano questa frase come una metafora. I Chachamim dicono che in realtà noi siamo veramente davanti a Dio in un momento in cui diciamo Tefillah. È un momento straordinario, non sempre sentiamo una cosa del genere, noi molto spesso non diciamo Tefillah proprio nella maniera migliore, però questo è quello che ci viene chiesto. Quello che ci viene chiesto quando si dice che la Tefillah va detta con concentrazione, la concentrazione è questa, sapere che siamo davanti a Dio. Questo è l'elemento fondamentale della concentrazione, sapere che siamo davanti a Dio. E quindi esiste un Ashrat Shekinah che può essere anche semplicemente una Ashrat Shekinah privata, essere investiti privatamente dalla Shekinah, ed è questo di cui parlerebbe Chanina ben Teredion. Lo momento di studiare Torah è il momento in cui noi dovremmo sentire la presenza della Shekinah. Dopodiché, alla fine della Mishnah, Rabbi Chanina parla di una sola persona, non di uno che studia in Chevruta e che riceve una ricompensa. Abbiamo detto che questa ultima parte della Mishnah sembra dire un'ovvietà. Ovvio che riceve una ricompensa, perché non dovrebbe ricevere una ricompensa? Ora, per capire quello che dice Rabbi Chanina, noi dobbiamo capire in che contesto lo dice. Qual è il contesto? Beh, in realtà il contesto è un contesto che, per capire il contesto, dobbiamo capire i due versi che cita Rabbi Chanina ben Teredion. Rabbi Chanina ben Teredion non cita dei versi a caso, cita due versi importanti, uno è un verso del profeta Malachi e un altro è un verso della Megillat Echa. Di cosa parla il profeta Malachi nei versi precedenti? Beh, nei versi precedenti parla di un popolo ebraico, perlomeno di una parte importante del popolo ebraico, che dice Shav avod, avod et Hashem, che è vano servire Dio, che è vano occuparsi di Torah, che è vano osservare le mitzvot. E a questo punto il profeta risponde: no, quando
le persone si occupano di Torah, Dio ascolta e è presente in mezzo a loro. Quindi si tratta di una situazione particolare. La situazione particolare, la situazione è quella di una generazione in cui ci sono pochissime persone che studiano Torah. Quindi due persone che studiano Torah sono un miracolo. Sono un miracolo straordinario le due persone che studiano Torah, non sono una situazione normale. Di che cosa sta parlando Rabbi Hanina ben Tera d'Olam? Sta parlando della sua generazione. Il verso che sceglie non è un verso casuale, è un verso che parla della sua generazione. Il verso in cui studiare Torah è un atto di eroismo, perché si va controcorrente, perché non si seguono le leggi romane. Questa è la generazione di cui sta parlando. Qual è il verso invece della Megillat Echa che cita Rabbi Hanina a proposito dell'uno che studia Torah? Beh, il verso della Megillat Echa dice che una persona che si siede da solo e studia, Dio lo premia. Abbiamo detto, sembra banale, mica tanto. Perché il verso precedente nella Megillat Echa dice che è bene per l'uomo sopportare il giogo. Tentiamo di capire quando è che viene recitata la Megillat Echa a Tisha B'Av. Di cosa si parla a Tisha B'Av? Della distruzione del Beit HaMikdash. Si tratta di persone che studiano Torah in un momento di distruzione, che studiano Torah in un momento in cui è difficilissimo studiare Torah, che studiano Torah in un momento in cui è molto più normale occuparsi d'altro. Bene, in questo caso si riceve una ricompensa, ma non una ricompensa qualsiasi. Non si parla di una ricompensa. In qualche modo, quello che si dice è che le persone che continuano a studiare Torah in una situazione del genere sono le persone che tengono in piedi il popolo ebraico, che tengono in piedi tutto il popolo. Quell'unico che studia, non è unico che studia perché non vuole avere un altro con cui studiare, ma perché probabilmente non ha trovato un altro con cui studiare. E quindi la ricompensa di cui si parla non è una ricompensa qualsiasi. La ricompensa di cui si parla è la ricompensa per l'intero popolo. Insomma, siamo davanti al caso di una persona o poche persone che sopportano su di sé il peso di un intero popolo, di una piccola minoranza che porta su di sé il peso del popolo intero. Ma c'è un famoso Midrash a proposito di Avram che dice che ci sono 10 generazioni fra Noah e Avram, fra Noè e Avram, che fanno del male, che si comportano male, e Avram prende la ricompensa di tutti. Arriva uno e in qualche modo salva le 10 generazioni precedenti, in qualche modo fa da contrappeso alle 10 generazioni precedenti. Beh, questo può succedere con un personaggio straordinario come Avram, ma può succedere quello che dice Rabbi Hanina anche con persone qualsiasi. Quello che sta dicendo Rabbi Hanina è che in realtà ognuno di noi può reggere il mondo. Ognuno di noi può essere fondamentale per la continuazione del mondo, sicuramente del mondo ebraico, ma del mondo intero, perché Chachamim dicono che dalle nostre azioni deriva il destino del mondo intero. Volevo concludere semplicemente dicendo due parole sul perché si insista così tanto sulla cosiddetta chevruta. Allora, qui è un passo della Mishnah in cui si parla delle due persone che studiano. E come sapete, le due persone che studiano è il modello classico di tutta la tradizione ebraica. Tutta la tradizione ebraica è basata sulla chevruta, sul fatto di studiare insieme. Perché è così importante studiare insieme? Ora, si possono dare molte risposte. Io voglio darvi una risposta attraverso un racconto del Talmud. Il racconto del Talmud è un racconto che riguarda due grandi Chachamim, che sono Rabbi Yochanan e Rabbi Shimon ben Lakish, detto Resh Lakish. Allora, Rabbi Yochanan è un grande, grande, grandissimo maestro. Si racconta questo. Si racconta che Rabbi Yochanan un giorno stava facendo il bagno in un lago,
e Resh Lakish, che in quel momento non era esattamente un Chacham, ma era il capo di una banda di briganti, vede Rabbi Yochanan da lontano. Rabbi Yochanan era molto bello. Vede Rabbi Yochanan da lontano, pensa che sia una donna e fa un salto in acqua per fare la corte alla ragazza, insomma. Dopodiché rimane deluso, scopre che è un uomo. E Rabbi Yochanan, vedendo questo salto pazzesco, questo uomo così forte da fare questo salto pazzesco, gli dice: ma perché non dedichi la tua forza a qualcosa di serio invece di dedicarti a stupidaggini? Perché dedica la tua forza alla Torah. E Rabbi Yochanan a un certo punto parla con Resh Lakish, lo convince, gli promette anche sua sorella, gli dice: guarda, una sorella altrettanto bella, gli promette sua sorella in moglie. Bene, la cosa si conclude in questo modo, con Rabbi Shimon ben Lakish che cambia vita, diventa prima allievo di Rabbi Yochanan e poi diventa compagno di studi di Rabbi Yochanan. Resh Lakish è uno dei più grandi Chachamim della storia ebraica, uno dei più grandi Chachamim del Talmud. Non solo, Rabbi Yochanan a questo punto diventa il suo compagno di studio, compagno di discussione, compagno anche di discussione pesante. Bene, il Talmud lo racconta di una discussione che avviene una volta, fra loro due, che si conclude molto male. La discussione è questa, è una discussione su un pugnale. Su un pugnale, ed è una discussione su un problema di purità e impurità. Non entro nella questione, ma la domanda è: quando questo oggetto diventi un oggetto, un oggetto può diventare impuro, pur se è già un oggetto? Allora la domanda è: quando l'oggetto diventa oggetto? Quando è che il pugnale diventa oggetto? Questa è la domanda. E Rabbi Yochanan dice: quando viene messo nel forno, una volta tirato fuori dal forno, quel pugnale è l'oggetto. Resh Lakish dice: no, non sono d'accordo, deve prima passare per l'acqua fredda, perché se no non è utilizzabile, e quindi deve prima passare per l'acqua fredda prima di diventare un oggetto. Questa è la discussione. Rabbi Yochanan a questo punto fa una battutina, battuta terribile. La battuta che fa Rabbi Yochanan è: senti, sai che ti dico? Secondo me hai ragione tu. Secondo me hai ragione tu perché tu di pugnali te ne intendi. Tu di pugnali te ne intendi, era il tuo mestiere quello dei pugnali, e quindi evidentemente di pugnali sei sicuramente più esperto di me. Resh Lakish ci rimane malissimo e dice: beh, lì mi chiamavano Rav e qui mi chiamano Rav. Ok, cos'è Rav? Rav non è rabbino necessariamente, la parola Rav indica il capo di qualcosa. E dice: lì, quando ero il capo della banda dei briganti, mi chiamavano Rav. Mi chiamavano, dicevano che ero un Rav, ero un capo. Anche qui mi chiamate Rav. Cosa ci ho guadagnato? Cos'è cambiato? Sono sempre il capo dei briganti. Rimango il capo dei briganti. Se mi fai questa battuta, vuol dire che rimango il capo dei briganti. Non ci ho guadagnato niente. Però a questo punto ci aspetteremmo che Rabbi Yochanan chieda scusa. No, si arrabbia moltissimo Rabbi Yochanan. Rendiamoci conto che siamo persone con persone che ragionano in maniera diversa da come ragioniamo noi. Sono grandi per questo. Ma fa si arrabbia moltissimo e gli dice: cosa ci hai guadagnato? Tu ci hai guadagnato la vita. Tu ci hai guadagnato la vita spirituale. Cosa ci hai guadagnato? Come ti permetti di dire cosa ci hai guadagnato? E Resh Lakish si rende conto di aver detto una cosa sbagliata. Gli chiede scusa e Rabbi Yochanan non lo scusa. Resh Lakish ci rimane malissimo e muore. Muore Resh Lakish. Rabbi Yochanan rimane, è distrutto dalla morte di Resh Lakish. Non si consola. Gli mandano un grande Chacham per consolarlo. Come si consola Rabbi Yochanan? Non dicendogli delle frasi di circostanza. Rabbi Yochanan si consola parlandogli di Torah. E quindi gli parla di Torah, è un grande Chacham, gli parla di Torah. Rabbi Yochanan, insomma, si fa prendere dalla cosa e comincia a dire delle cose, insomma, a sostenere delle cose. E questo Chacham, ogni volta che gli dice: guarda, c'è una Mishnah che conferma quello che dice, c'è una Baraita che conferma quello che dice. Rabbi Yochanan a un certo punto si interrompe e gli fa: ma sai perché mi manca Resh Lakish?
tu mi dici che ho ragione. Tu ogni cosa che dico, tu mi dici che ho ragione. Lo so che ho ragione. Non dico mica stupidaggine, non credo mica di dire scemenze, so benissimo di avere ragione. Ma la differenza è questa, che Rishi Rakesh, ogni volta che gli dicevo una cosa, mi faceva 24 obiezioni a quello che dicevo. E io gli davo 24 risposte. E così si allargava lo studio, si allargava la conoscenza. Beh, tu non puoi sostituire Rishi Rakesh. Beh, la storia si concluse in maniera tragica. Rabbi Yochanan è inconsolabile, talmente inconsolabile che Chachamim chiedono che per pietà Dio gli mandi la morte. Rabbi Yochanan muore. Beh, questa storia si conclude in maniera terribile, però la storia ci dice che cos'è una chevuta. Una chevuta è uno che ti può dire che cosa stai sbagliando. E una chevuta è uno che ti fa le domande, la chevuta è una che ti può porre 24 obiezioni. Ok, nessuno di noi è Rabbi Yochanan, nessuno di noi è Rish Lakish. Però la chevuta è questo. La chevuta significa imparare a studiare. Attraverso la chevuta io imparo a studiare, attraverso il rapporto con un'altra persona io imparo a studiare. E soltanto in quel modo imparo a studiare. Mi dicono che c'è un passo di Pirkei Avot che studieremo più avanti, che dice: Mikol melamedai hishkalti, io ho imparato da tutti coloro che mi hanno insegnato, e dice questo: io ho imparato molto dai miei maestri, molto ancora di più dai miei amici e ancora di più dai miei allievi, più di chiunque altro per te. Questo è quello che ci dice Rabbi Yochanan sulla Chevuta. Bene. Vediamo. Grazie, Grazie. se ci sono domande, lo sapete, potete mettervi voi l'audio e fare domande a Rav. Io ci provo, ma non sono grandi domande, ma sui Letzim, cioè tantissime persone studiano la Torah, ma tantissime non la studiano. E come ci può essere un così grande disprezzo per tutta la parte del popolo ebraico che non studia la Torah? E Ok, allora ci possono essere due tipi di disprezzo. Allora, sia ben chiaro, dice la Mentera di On, non lo dico io, la Mentera di On, teniamo presente questo, vive in un'epoca in cui per lui lo studio era ciò che poteva salvare il popolo ebraico. Il problema è. Allora, ci sono due tipi di non apprezzamento. Uno è il non apprezzamento di chi in realtà non sa cosa sia la Torah, di chi non conosce veramente la Torah. A questo punto è un apprezzamento che deriva semplicemente dalla non conoscenza, e questo è di questo una persona non è responsabile. Qui si parla invece del non apprezzamento di persone che conoscono la Torah e pur conoscendola non l'apprezzano. Non si rendono conto del tesoro che hanno davanti. Questa è l'idea, pur avendo la possibilità di rendersene conto. L'esempio che fa il Hasid Yabetz, che è quello della stanza del tesoro, non rendersi conto di essere davanti a una stanza del tesoro. Questa è l'idea. La persona che invece non sa, beh, la persona che non sa, non sa, punto e basta, non si rende conto di ciò che ha davanti. Se se ne rende conto e la disprezza, beh, questo è un atto che è considerato molto grave. Volevo Grazie. fare una breve domanda anch'io. Mi sente? Sì, Sì. io sento. Ecco, volevo sapere questo, si collega un po' a quello che ha chiesto Francesca, ma a me ha colpito molto il fatto che Rabbi Hanina, pur diciamo dando una grande importanza alla Shekhinah, ecco, insiste così tanto, diciamo, a suo rischio e a rischio anche dei suoi allievi e del Sefer Torah per avere questa riunione in piazza col Sefer Torah. Cioè, non riesco effettivamente, perché almeno non ho percepito una vera spiegazione, ecco, su, diciamo, questo alto rischio. Ecco, non è difficile percepirla la cosa, anche perché si dice che diciamo, la preghiera, lo studio di una persona è lo studio per l'intero popolo.
Allora, a questo punto, perché bisogna rischiare per tutti, compreso per il Sefer Torah, per riunirsi in piazza, in un periodo tra l'altro così tragico? Sì, sì, avrebbe bisogno di un'altra lezione questa domanda. In realtà questa è una grossa domanda. E in realtà la domanda di Rosi Benchisma, guardate che la Gemara in quel passo, il Talmud in quel passo, non prende posizione. Il passo si limita a raccontarlo, nonostante Rosi Benchisma faccia la figura del collaborazionista in quel passo, gli sembra veramente quello che i romani vanno al suo funerale, sembra veramente, invece Rosi Benchisma viene considerato un grande chacham da Rabbi Hainai innanzitutto, che ha un grandissimo rispetto per Rosi Benchisma. Anche io non vi ho raccontato tutto il Midrash perché non avevo una volta. E sicuramente era il Talmud. Ora, io non voglio veramente, mi sembra un po' di buttarla via per rispondere alla domanda così, però dico soltanto una cosa. Ora, qui siamo davanti a un decreto romano che vieta lo studio con un obiettivo molto preciso. Vorrei ricordarvi una cosa, vorrei ricordarvi due fatti storici che sono importanti. Allora, se vi ricordate, un po' di tempo fa abbiamo parlato di Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai esce dall'assedio romano e va a chiedere a Vespasiano di dargli Yavne Vechachamea, di dargli una scuola in cui studiare Torah. I romani, Vespasiano glielo dà. Vespasiano gli dà Yavne Vechachamea, gli dà la possibilità di studiare, gli dà la possibilità di creare una scuola. Che fa Adriano? Fa esattamente il contrario di Vespasiano. Vieta lo studio della Torah. Perché? Perché Adriano ha capito che Vespasiano ha fatto un grande errore. Ha capito che lì c'è la forza del popolo ebraico e ha capito che c'è un solo modo di reprimere il popolo ebraico, c'è un solo modo di sottomettere il popolo ebraico, vietargli di studiare la Torah. Rabbi Hanina capisce la stessa cosa che capisce Adriano. Capisce che qui si sta tentando la distruzione spirituale del popolo. Quello che si sta tentando è questo. È vero che si può studiare per conto proprio. È vero che si può andare a studiare per conto proprio. Certamente Rosi Benchisma non ha obbedito alla legge romana e ha continuato a studiare Torah. Questo è fuori discussione. Però attenzione, che succede se si studia per conto proprio? Quanti continueranno a studiare? Quanti continueranno a studiare? Quanti ebrei continueranno a esistere nella generazione successiva? Questa è la domanda di Rabbi Hanina. Rabbi Hanina provoca perché vuole che il popolo partecipi a questa provocazione, vuole coinvolgere il resto del popolo. Rabbi Hanina, il problema non è salvare se stesso, il problema non è, insomma, Rabbi Hanina in questo caso cerca quasi il martirio. Cerca quasi il martirio. Cerca una provocazione che porti quasi al martirio, perché questo, secondo lui, può salvare il popolo. È veramente così? Non lo so. Non lo so. Però questo è quello che pensa lui. Non è quello che pensa Rosi Benchisma, però questo è quello che pensa lui. Ok. Hazak. Hazak Rav. Hazak Baruch Rabbi. Vabbè, vi dico solo un'altra cosa, un'ultima cosa. Scusate, giusto per fare un collegamento. Guardate che questo è l'identico problema di Hanukkah. Perché ribellarsi? Perché combattere? Si rischia la pelle del popolo, si rischia... La domanda è, si deve combattere o non si deve combattere? La domanda è, bisogna opporsi o non bisogna opporsi? Scusate, io non è che do una risposta a questa domanda. A Hanukkah la scelta è stata di opporsi con la forza ai greci, ai siro-greci. Guardate che non è la scelta fatta in tutta la storia ebraica. In molti casi gli ebrei hanno subito le persecuzioni, lasciamo perdere le persecuzioni fisiche, le persecuzioni spirituali, abbassando la testa. Bihaina dice mettiti di nascosto, stai nascosto, studia, scusate, Rabbi Yossi Benchisma,
Rihanna invece è quello che sceglie più o meno la stessa, fa la stessa scelta che hanno fatto i Maccabee. Ok. Sì. Grazie Rav. Grazie Rav. Grazie Rav. Grazie Rav. Grazie. Grazie Rav, ci vediamo. Noi ci vediamo domenica, mi raccomando. Abbiamo questo omaggio a Rav Sachs con Rav Arbib, Rav Disegni e Rav Somet alle 18. Riceverete tutti i link. Rav, grazie tantissimo grazie. Per il prossimo corso. Ci vediamo martedì prossimo. Grazie. 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 Ciao, Aksamea. Aksamea.